il fu Mattia Pascal, celebre romanzo di Pirandello. Ma chi era Pirandello? Se ancora non lo sapete, andate ad ascoltare il podcast che rientra nella playlist Autori della maturità in cui ne parlo. Inoltre potete trovare anche altre opere principali, sempre qui. Ma addentriamoci quindi nella storia di Mattia Pascal. Mattia Pascal inizia il racconto della sua vita narrando di essere rimasto orfano all'età di soli 4 anni. Il padre era un intraprendente mercante e aveva lasciato alla famiglia consistenti ricchezze che andarono perse a causa di una mala amministrazione che la madre, per prendersi cura di Mattia e di suo fratello Roberto, aveva delegato all'amico di famiglia Batta Malagna, e quest'ultimo, nel giro di pochi anni, aveva speculato e dilapidato l'intero patrimonio. Malagna, rimasto vedovo e senza figli, per esaudire il desiderio di diventare padre, si accompagnò con la giovane Romilda. Dopo del tempo, non riuscendo comunque ad avere figli, convinto che l'infertilità dipendesse dalla donna, la lasciò e si fidanzò con Oliva, ignaro che la ragazza fosse già in attesa di un figlio, sapete da chi? Da Mattia. Di Romilda si innamorò in seguito Mattia e dal loro matrimonio nacquero due bambine. Una visse solo pochi giorni, l'altra raggiunse quasi un anno e morì dopo pochi giorni dalla scomparsa della nonna. Sconvolto dalle perdite familiari ed economiche, Mattia fuggì da Miragno. E che luogo era Miragno? Miragno era un piccolo paese della Liguria dove da sempre risiedeva il nostro protagonista. Si recò quindi a Monte Carlo, lì giocando al casinò vinse 82.000 lire, un'ingente somma per l'epoca. Sul treno, sulla via di ritorno, leggendo un giornale, apprese la notizia della sua morte. E l'articolo diceva che era stato addirittura trovato il cadavere di Mattia Pascal nel suo podere. Combattuto tra il dire la verità e ometterla, decise poi di allontanarsi per sfuggire ai creditori. Si recò quindi a Roma, dove per iniziare una nuova vita dovette inventarsi una nuova identità, e ciò purtroppo non gli consentì di vivere appieno la propria esistenza. Pertanto, dopo 2 anni, ritornò a Miragno. Nell'arco temporale della sua assenza, Romilda, convinta di essere rimasta vedova, si era sposata con Pomino, vecchia conoscenza di Pascal, e aveva avuto una bambina con quest'ultimo. Pascal decide di non turbare le sorti della nuova famiglia e viene accolto da zia scolastica. Tornò a lavorare nella biblioteca Boccamazza, in cui lavorava già all'inizio del romanzo. Se questo riassunto vi è risultato comprensibile, utile, vi invito a lasciarmi un commento, a mettere like e ad iscrivervi al mio canale YouTube. Ci risentiamo nei prossimi podcast.